La regione toscana ha destinato 100.000 euro al progetto di paesaggio finalizzato a valorizzare il prato magno. Nelle immagini vedete la firma del relativo protocollo fra l'assessore regionale Vincenzo Ceccarelli e i rappresentanti dei comuni del Casentino e del Valdarno coinvolti. Il progetto di paesaggio consente di pianificare lo sviluppo di alcune aree mettendo in risalto le peculiarità paesaggistiche, storico-culturali e ambientali. L'obiettivo è avere, indipendentemente dalla frammentazione eh, che è prodotta dai confini comunali, una pianificazione, una programmazione che sia unitaria e che eh, ci consenta poi eh, di inserire questo progetto di paesaggio nel piano, così come la legge prevede. Il protocollo prevede varie azioni comuni anche per tutelare i percorsi storici, le piste ciclopedonali e le ippovie, censire beni storici e architettonici, produrre energia pulita e promuovere il turismo all'aria aperta in modo compatibile con il contesto ambientale. Il Piano del Paesaggio è quello strumento che può finalmente dare quelle opportunità di crescita economica e di sviluppo turistico e quelle opportunità che oggi le popolazioni che stanno appunto in Platomagna e che vogliono continuare a viverci non hanno avuto. Il Comune di Loro Ciuffenna è capofila del progetto.